Gli autori TV, un patrimonio inestimabile, perché la rinascita del piccolo schermo parte proprio da loro. E ai giovani talenti si affida anche Raffaella Carrà, la regina delle showgirl, ospite alla Lewis Writing School, diretta dallo scrittore e giornalista Roberto Cotroneo. In un mondo in cui il palinsesto è dominato dalle arene politiche e dalla finzione dei reality, l'autore deve avere sempre gli occhi aperti e capire il mondo in cui vive. Molto importante è la differenza e il tipo di programma. Può essere un programma nicchia, allora lì lo fai specifico. Se è un programma generalista importante, che deve fare dai 5 milioni in su, ecco, lì, credetemi, sembra una sciocchezza, ma non lo è. Devi avere l'umiltà di parlare a persone incolte fino a degli universitari o persone ancora più snob, più colte, più preparate. E se la televisione ormai sforna personaggi che durano soltanto una stagione, spesso improvvisando un talento mai coltivato, qual è il segreto del successo di Raffaella, che da 40 anni non conosce battute d'arresto? Una volta che invece ho avuto successo come, diciamo, showwoman con Canzonissime, non eravate neanche nati voi, praticamente ho cominciato a ritornare a studiare danza, a dizione, cioè ho cominciato a tornare a scuola. Oggi questo non succede più e invece questo è importantissimo, perché la fortuna, che è una cosa importante che capita nella vita, ti deve trovare preparato. Raffaella attenta i giovani e crede nel loro talento, ma soprattutto, come ha sottolineato in aula, non crede nelle scorciatoie per arrivare al successo. Ma dovete cancellare dalla testa la raccacchio della raccomandazione. Ah, no, quella c'è. Ma quella è solo nemica. Primo, perfetto. Poi tu devi credere in te stesso. Se non farai questo, è perché devi essere un po' fatalista anche. Tu ci devi provare fino alla morte.